Dottor Pallosolini, lei ha parlato di delusione pratica. Possiamo pensare che al tempo di Gesù la Galilea fosse diversa, l'ambiente della Palestina prima dell'invasione araba fosse un po' più fiorito, un po' più ricco. Le sue impressioni, direi, spirituali dell'ambiente? Vede, don Andrea, la parola spirituale ha per noi due probabilmente un significato un po' diverso. Quando le dice spirituale intende soprattutto dire religioso, intimo e religioso. Per me spirituale corrisponde a estetico. Ora, quando io venendo qui ho avuto una delusione pratica, questo non ha nessuna importanza, però a questa delusione pratica corrisponde invece una profonda rivelazione estetica. Ed è tanto più importante questa rivelazione estetica che ho avuto, in quanto che è avvenuta proprio in un campo che io credevo di possedere completamente, cioè la mia idea che le cose quanto più sono piccole e umili, tanto più sono profonde e belle. Questa mia idea qui ha avuto uno scossone profondo, cioè ancora di più, questa cosa è ancora più vera di quanto io immaginassi. Quindi l'idea di questi quattro clivi spelacchiati della predicazione è diventata un'idea estetica e perciò spirituale.